Dopo l'anno Horribilis, questo è indubbiamente l'anno della rinascita per quanto riguarda l'olio aretino. Nel bel mezzo della raccolta e della spremitura siamo andati in uno dei tanti frantoi della provincia di Arezzo per fare il punto della situazione sulla qualità e la quantità dell'olio prodotto. Non è un granché come quantità la produzione, ma la qualità è molto buona. È un olio abbastanza profumato, è un olio che le olive sono poco umide, quindi è molto buono, è abbastanza verde perché siamo ancora in ottobre, d'altronde l'olio è sempre buono, non c'è un olio caratteristico ora dell'annata, perché delle olive raccolte ora viene un olio molto verde, la bruschetta, delle olive raccolte fra un mese un pochino più mature viene un olio un pochino più dolce ma sempre profumato da pesce. Territorio si produce intorno a 150.000 quintali d'olive, quindi intorno a 20.000-25.000 quintali d'olio. Rispetto all'anno scorso sono una trentina di milioni di pile della provincia. Costare una bottiglia d'olio per essere di qualità, la spesa minima? Si va intorno alle 11 euro per l'olio nuovo e quindi una bottiglia, insomma, le bottiglie secondo me, almeno di olio toscano, sotto le 7, 8 euro, 9 euro, o 10 proprio se non c'è da parlarne, perché vuol dire che qualcuno che regala, e ancora in giro non vedo nessuno che regala. C'è chiaramente in Toscana, e il made in Toscana è importante, noi produciamo il 3% di tutto l'olio d'Italia, che è molto poco. Di questo 3% oltre il 2% viene autoconsumo, cioè la maggior parte dei nostri coltivatori fanno l'olio per casa. Però in Toscana si imbottiglia, le più grandi aziende hanno tutti sede in Toscana, e si imbottiglia il 45% dell'olio italiano. Quindi il nostro nome è un grande nome, ma qualche volta qualcuno ne approfitta.